Amici, ma soprattutto amiche, bentornati col grande legacy di Mai Dire Meta. Qui con me oggi, come di consueto, Monty Barnes. Ecco, Tutti. Bellissimo. si è già sentito solo tutti, perfetto. E bellissimo, tutti. E vice piccolo, detto anche Anuel. Buonasera a tutti, amici del blu, verde e nero. Soprattutto Via! verde. Soprattutto verde. Che dire, cosa commentiamo oggi di bello? Commentiamo quello che potrebbe essere l'evento dell'anno, solo perché c'è l'invitation che organizzavo io. Sì, dai, diciamo così. Allora, 2 giorni fantastica in quel di Bollo, solito Four Seasons, 1020, 1000 persone che giocavano sopra le macchine, nel parcheggio, per strada, ovunque, ovunque. Sabato c'è stato l'invitation di cui forse parleremo in un altro video, anzi sicuramente parlerò io perché mi state sul cazzo. E il giorno dopo il main event Legacy 178 con di fianco un evento mod da 190. In più in giro per l'Italia c'era Pauper Geddon, c'era da mille persone, si fa per dire da 200 persone. C'era un region a Napoli, quindi quasi 1000 persone in giro per tutta l'Italia. E che torneo è stato? È stato un torneo bomba. Torneo bomba perché? Perché Montani ci ha lasciato un posto in top. Eh sì, O no? però il mio. Allora, ho già detto che il mio posto in top l'avevo lasciato per vice, però. Però Vice ha deciso di portare che cosa, Anuel? Ma il problema non è che l'abbia portato solo lui, ma altri lo abbiano seguito in tutto ciò. Perché ha detto di aver portato un bug midrange modificato. Guardando la lista, era il più classico dei plagiati, bug Delver, 5 detto anche Team America. Bagdelver. 5, sono ben 5. Ecco, non vi chiederò che cosa vi salta all'occhio perché è abbastanza già telefonato. Ne avevamo già discusso anche io e Anno, ma ne abbiamo discusso un po' tutti. Bug Delver. Non si capisce perché. Non ci sa, Non è c'è. qualcosa Beh, di incredibile, incredibile. È qualcosa possiamo di. dare un'occhiata. Possiamo guardare un attimo lo storico dei giocatori. Perché da una parte abbiamo tra quelli che l'hanno portato Vice, che senza bug non è in grado di partecipare a un torneo. Che con Proprio qualcos'altro, colori. sì. Se gioca un mazzo di altri colori, tra un turno e l'altro prendi i pennarelli e cambi i colori delle carte. Ah, Quindi bug ok. deve averlo. Poi Faina, aficionado da lunga data di Team America, che ha deciso di portarlo sia all'Invitational ma anche nelle tappe successive, da quello che mi è sembrato di capire, Sì, giusto? con risultati stellari. Poi un altro ragazzo che ho beccato anch'io durante il main event, che ha detto, come tutti i giocatori di bug, è stato un errore, non dovevo portarlo, però me l'hanno prestato. Ho prestato le carte del mio mazzo a un altro giocatore e quindi l'unica cosa che potevo montarmi era bug. Quindi. E gli altri Gli due? è rimasta solo la palta, via. Esattamente. Gli altri due erano ragazzi di Roma, uno Valentino Brescelli e un altro era sempre suo amico che avevano portato le stesse 75 carte. Sì, ma non nominiamo i Quindi. giocatori di bug che poi si vergognano, cioè, non è una cosa da andare fieri. Vice Faina, ok, Il politically correct è il trademark di questo. gli altri preferirebbero rimanere nell'anonimato. No, vabbè, detto ciò, a parte questa piccola e spiacevole parentesi su bug Delver, cosa vediamo? Vediamo che siamo diventati un po' influencer di sto cazzo, però diciamo che sono un po' calati gli show, forse dopo tutte le Un po' gratis, volte, sì. un po', non troppo, un po', dopo tutte le volte che hanno detto show fa merda, show fa merda, show fa Asse merda, fa show fa merda, merda, asse fa merda. però comunque rimangono tra i primi 5 più Rimangono lì, portati. più di tanto sapete anche voi che non è che si può. Sono delle cause perse, alcuni giocatori sono delle cause perse. Ma più che altro perché è comunque difficile cambiare mazzo nel Alcuni magari Legacy c'hanno solo 3DL. quello, sì, Sì, certo, alcuni infatti, sono cioè, solo quello. specialmente Kjatass che non ha praticamente pool in comune con nessun altro Sì, mazzo, a infatti, parte a poche parte carte. Humans, ecco, forse, però anche lì Sì, siamo un po' ma vabbè, difficili. cioè anche lì ci sono diverse carte diverse. Poi sì, Humans sì, è un mazzo che
che è forte, non è che sia il Tyre che dice pot humans, ma No, no, quello Delve, sicuro. ce ne sono tre, mentre se uno gioca Delve, ecco, se uno si gioca Delve può decidere Delve da giocare, quello Fino a un bene o certo punto, male, perché comunque fino a un devi certo avere almeno punto. dalle 6 alle 9 dual per decidere che cosa portare. Cosa dobbiamo fare? Piangiamo? La chitarra No, no, effettica. no, però Beh, in comunque realtà puoi giocare Shadow e ne giochi due. Sì. Esatto. Cosa vediamo qua? Vabbè, solito Miracle. Solito Miracle in top. Solito Grixis Contra in top. Ci aspettavamo. Shadow stabile. Grixis Delve torna su. Torna su Grixis Delve. Iperpotenza? Direi di Entre sì. UR è calato. UR Delve. UR. Probabilmente era stato solo un esploit dovuto a un torneo che poi mi pare fosse l'Out for Season, non in Nebraska, se non sbaglio. Sì, diciamo che all'inizio forse il meta si era più polarizzato verso Miracle, Grixis Contra, c'è stato un calo magari dei combo e poi dopo riassettandosi un po' di più il meta. Magari, o ritornando mazzi come Depth, Ant, i numeri maggiori, Warrior Delver ha perso del terreno. Almeno Warrior Barn in tutto ciò. Interessanti, ci sono Depths molto rappresentato, secondo me giustamente. Anche Big Eldrazi in 6 copie, non so se l'avevamo mai visto così presente. Ma Anche Elfi. qualche torneo. Diciamo che Elfi, Big Eldrazi, Lance, Dragon Stompi, Depths e Ant oscillano sempre tra i 5 e gli 8. Quando ci sono 150-180 persone. Quindi Sì, ok. Quindi nella norma. generalmente sono le norme. Poi è chiaro, possono essere 5 un torneo, possono essere 8 un altro torneo, però Comunque, rimangono stabili su quello che 15 sono. mazzi a base 20-20 sono No, quello sì, tanti. quelli sono tanti, quelli sono tanti. Quelli Anzi, sono 13, tanti. scusate, ho contato male, ma Ma forse un c'era giocatore anche di Delver può qualche permettersi di non altra contare. te. Stavo cercando di guardare se c'era qualcos'altro. No, altri 20-20 no. Però poi vedremo che hanno reso discretamente. Discretamente anche perché è un periodo in cui Dragon Stompi non è che stia facendo chissà cosa, anche se sta assestando pure lui, non avrà più quel successo che aveva prima del Ban di Shaman, su questo ci posso mettere abbastanza mano sul fuoco. Poi che altro? Tasse è un po' calato, Miracle non è più il matchup orripilante di una volta, per quanto riguarda Depths, Slow Depths, Turbo Depths, quindi ci sta a giocarlo, ci sta alla grandissima. Da Grixis Contra stai discretamente bene, da Shadow te la giochi, gli altri te la giochi abbastanza, a parte Ant, che è un matchup pessimo, però pure lì qualcosa ti può inventare. Insomma, è una buona Sì, scelta. È una buona scelta. la mano forte di Depths batte molte cose, quindi il fatto di avere un mazzo che ti permette di aprire le maniche, sono auto-win o quasi, è sempre positivo. Una combinazione di colori che da grafico si nota poco. Però dopo andando nei dettagli si vede già di più, è Esper. Perché ci sono 3 Esper Mentor, 3 Esper Blade e 2 Miracle Esper, che dopo vedremo nelle declinazioni di Miracle. Quindi sono già 6, 8 mazzi Esper. Ok? Esper Contro, poi sono tutti a parte. Vabbè, Esper Mentor è un po' meno controllo, perché sono i mentori, sono un po' più di bestie. Però comunque non ti allontani troppo dal Non ti simile allontani contro troppo. il midrange, ecco. Sì, io lo considero aggro control. Però comunque Esper è la combinazione che poi vedremo non ha fatto neanche troppo male. Secondo voi perché? Secondo voi cosa di spicy, diciamo così. Hai idea, potrebbe essere rispetto magari a Grixis, potrebbe avere un migliore matchup da Death Shadow perché spiga nettamente meglio di Fatal Push. E oltretutto puoi giocare Strige, Nemesis, cose che ipoteticamente, cioè Strige ovviamente la gioca anche Grixis, ma in generale dovresti avere un matchup ragionevole. Contro combo, avere Reb magari contro Centella è forte, ma avere Gli scarti è molto e meglio. pali bianchi comunque molto di più. Se mi ricordo, un attimo solo, se mi ricordo, Esperimento dovrebbe giocare anche i Turiaci. Se non sbaglio, Esperimento gioca i Turiaci. Sì, l'ultima lista dell'MKM mi sa che li giocava.
quello che ha vinto a E secondo me Mayweather. probabilmente vai a soffrire contro Miracle, perché lui probabilmente Reb e tu no, comunque insomma due, il mazzo più improntato sul controllo va a vincere il Mirror, però alla fine Miracle non è una percentuale esagerata del meta, anche se è il mazzo più rappresentato, quindi E soprattutto possiamo fare il discorso che dovrebbe. facevamo qualche tempo fa, ancora dopo un periodo di stabilità nella lista, intendo. Miracle se si ritrova, poi vedremo, a dover scegliere. I giocatori di Miracle si trovano a dover scegliere una build, adattarla. Ci sono tante build, non tutte Esatto, sì. performano. Buildare. AK è già stata metabolizzata. Cioè, non è facile adesso buildare. Sì, secondo me quella è la sfiga principale del mazzo. Non gli manca assolutamente power level e tier 1, ma è veramente difficile trovare la quadra del mazzo e niente, se non la trovi rischi di fare un brutto torneo, veramente, quindi. Anche perché all'Alto Four Season diciamo che c'era questa situazione qua ancora, ma Alto Four Season, novembre, ottobre, c'erano tante liste. Nebraska si erano un po' tutte uniformate sulla K, adesso con briefing lanciato da Anzid, hanno creato i Zapcaster, sono tornati molto di più i mentori main deck, mentre prima non si giocavano, quindi c'è ancora un po' di confusione. Non si sono un po' adattati alla K, qualcuno l'ha tolta, ancora tutto in divenire. È una situazione particolare dove il mazzo più rappresentato è quello dove c'è più incertezza nella build, cosa che di solito non Esatto. succede. Qui, come sempre, qui andiamo alla seconda grafica. Come sempre vediamo aggro control, control e combo che si spartiscono la maggior parte del pool, tutti abbastanza equilibrati tra loro. E vediamo, ci sono un paio di prison interessanti che poi andremo nel dettaglio perché hanno fatto troppo. Annunciamo già. Combo in difficoltà, secondo me, in generale, perché Shaw non è forte e a parte Depth, gli altri devono remare. Che siano Ant, che siano Elfi, c'è da remare. Ant mi trova proprio nella. Non so voi come la pensate. Anuel non può pensarlo perché non sa niente di Ant. Grazie. È vero, però Monta che l'ha un po' giocato. Io mi trovo in balia del mio oppo, cioè, in balia dei peli, in balia dell'oppo, in balia delle mie pescate. Cioè, anche quando vinco, se ci ragioni un attimo, mente lucida, dici: boh, sta partita l'oppo poteva pescare tot e asfaltarmi, ma non incastrando chissà cosa, facendo una pescata. Che non stampano una carta forte peraltro, perché Dark Petition è buona, ma non è che cambi Ah, chissà da pif. quanto, no? Da pif. Appunto, quindi stiamo parlando. Io non giocavo quando hanno stampato Piff, quindi questo. Cioè, ha un power level alto Ant, ma poi in realtà neanche così tanto. Sarà sempre giocabile, ma se non cambia qualcosa, non sarà più Tier 1. Cioè, la vedo È quasi lì sulla impossibile. soglia. Sì, anche per. Il discorso è. Il problema è che non c'ha proprio dei matchup positivi. Cioè, ne ha due, sì, che sono altri combo un po' più lenti di lui. Però per il resto, cioè, quasi tutto il resto ti massacra. Una volta Weather Delver era favorevole, adesso non lo è più. Comunque, come vediamo, anche aggro. Aggro molto diversificato. Non abbastanza Goblin, probabilmente. Non abbastanza Eldrazi Stompi. Non abbastanza umani. Come la pensate sugli aggro? Non so, penso giustamente più rappresentato sia Wired Elver, probabilmente il migliore tra questi. Però anche Drazi Stompi, secondo me, cioè, per quanto non lo adori, è un mazzo molto valido, non viene giocato molto. Ma secondo me anche Goblin lo è, soprattutto se il metagame tende più verso i mazzi fair e soprattutto i control. Comunque ti permette di giocartela abbastanza bene nella lunga partita. È interessante anche Tritone, ad esempio, perché non so come sia adesso il matchup con Miracle, ma immagino sia giocabilissimo, visto che Sì, comunque secondo me sì, sì. probabilmente sì. E giocando anche Kalice, eccetera, eccetera. Tritone è un veramente un buon matchup da Death Shadow, che insomma è una cosa abbastanza positiva. È Quindi vero, è niente, vero. potrebbe essere valutabile. Anche perché Invece, contro.
Dai, vai, vai. Vai. Dicevo, Vado Burn pure, secondo scusa. me è un po' sottovalutato in Legacy, però va bene così. Il solito discorso, ban, magari quelli che pensano che sia forte preferiscono giocare alto perché alla fine. Perché comunque non sarebbe assolutamente Tier 1, però secondo me è un mazzo che meriterebbe più, a livello, cioè come power level dovrebbe essere più rappresentato di solo le due persone su 178. Però in generale è un mazzo che oggettivamente tu lo porti a un torneo perché pensi possa essere un mazzo, ok? Però non è che ti metti a testarlo, quando tu ti metti a testare un mazzo, cioè non è un giocatore che può fare questo ragionamento di ban, secondo me deve essere di base un giocatore discreto o forte, ok? Un giocatore discreto o forte comunque penso che voglia imparare a giocare un certo tipo di mazzo, che può essere Un qualsiasi mazzo tipo, che sì, un certo, mazzo. certamente. Un mazzo e quindi si impegni in quello. In Barn oggettivamente non c'è tutta questa cosa qua. Lo porti a un torneo, devi fare due o tre cose dritte, che non è neanche scontato Tra farle. l'altro è molto, molto, molto matchup dipendente, Barn, proprio pesantemente, a differenza di Chiaro. altri Se mazzi vai che, in insomma, combo, chiaramente se vai in sì. combo non vinci quasi mai, quindi Trovi show è veramente a meno che problematico. tu non abbia i pali giusti contro combo, perché comunque. Se ripensi a quando lo portava a Kart, Barn su MTGO aveva già le pillar main deck per ovviare al brutto matchup contro combo. Sì, però se trovi show è un problema Sì, è comunque. comunque un E anche problema. contro tasse, ad esempio, contro tasse, se lui vede tante terre non base e tu hai price, vinci anche tranquillamente. Se succede il contrario, se succede che lui vede le pianure, tu hai price, non vinci, eh? Cioè, Oh no, quello siamo tutti d'accordo. problematico. Quindi. E cosa ne pensate di Grixis Phoenix delle Fenici? Ce ne erano due, ancora un mazzo che probabilmente in Italia non ha preso sicuramente piede, questo è ovvio. In Forse era troppo America non ho presto. idea se in America abbia preso piede, di sicuro su MTGO c'è qualcuno che lo gioca, anche giocatori abbastanza forti. Cosa mi dite? Forse in Italia è ancora troppo presto perché una strategia così venga portata a un torneo grosso. Perché comunque su MTGO, se il meta è un po' più combocentrico, avere già 8 scarti main deck e una strategia molto esplosiva aiuta. Qui forse ci voleva forse un po' più di test a riguardo. E comunque è probabilmente un mazzo valido, più che valido, perché ha un piano proattivo molto forte, anche se meno forte di quello di tutti gli altri mazzi combo, però ha anche un piano un minimo fair, può interagire con l'avversario, quindi un pochino una via di mezzo, però buildata per essere consistente. La domanda è, visto che passo al cimitero, preferisco passare, cioè meglio passare così, o passare direttamente da un Griselbrand, eccetera. Questo direi che lo scopriremo con il tempo. Comunque, sicuramente il mazzo ha del potenziale perché Adesso, obiettivamente. quindi stai dicendo che l'evoluzione di Grixis Phoenix sia Young Frankenstein? No, sto È dicendo che magari è questo? meglio giocare Reanimator direttamente, però non lo so. Lo Questo sai andrebbe come visto. la penso, che ne avevamo già parlato, io non so come, Sì. forse avevo parlato anche con, di sicuro avevamo parlato anche con Anwar, però non mi ricordo come la pensasse lui. Secondo me è da inquadrare di più come un mazzo fair con un piano che ti può far strappare, che è il Buried Alive. Anche in quest'ottica hanno tolto cazzo si chiama? Lo Stalker e hanno messo i confidenti di main. Ah, ok, quindi è ancora cambiata la lista. Ok, Sì, questa adesso non è. giocano i confidenti e tolto lo Stalker e giocano i due Daze di base, tolto magari uno scatto, quindi sette scatti, due Daze, confident. Non so, io almeno la vedo così, poi posso sbagliarmi, può essere No, no, ma che probabilmente hai ragione. Cioè, sto cercando diciamo anche che di un capire. giocatore di combo vede quel mazzo e dice perché dovrei puntare su quella lista quando da giocatore di combo posso fare cose molto più sbloccate. Un La giocatore stessa, di mazzo fair esatto. magari trova più appeal per il fatto che. Anche perché io ci ho giocato qualche volta contro. Non è neanche impossibile che una volta che ti sei scambiato le risorse. Questo qua te l'ha casta la Fenice. Ok, fa me. Cioè, non è sta bomba, però è comunque un CC4. Non è un CC8 come Grisello.
Cioè, Certo. purtroppo di animetto o di anime, sì, poi può avere Strong Gambit, qualche menata, qualche schifezza, ma bene o male non riesci a farlo con costanza quel piano lì. Mentre se ti entrano un po' al cimitero, qualche volta ti capita di farlo, di fare le fenici, il top deck, quattro lande, il petalo, cioè il rito scuro, cioè qualcosa riesci a fare, comunque dà fastidio. Insomma, secondo me è molto interessante, poi è chiaro, non è di Ah, sicuro quello adesso. sono d'accordo. Non è assolutamente vero. A proposito di rianimento, zero di rianimento. Siamo proprio arrivati allo zero. Zero totale. Italia, non so, Non ha appeal non ha veramente. appeal, non piace. Come in altre parti, magari mira con un appeal. In Può Germania, anche darsi ricordo. che non sia effettivamente così forte, che sia solo magari molto presente online per il fatto che è veloce, eccetera, e magari non sia così Consente ai forte, però giocatori di grindare molto. immagino che comunque abbia un power level sufficiente a giustificarne Sì, un numero dignitoso di copie, invece zero mi sembra veramente penso troppo che poco. dovrebbe È l'altro essere. estremo. Sì, l'altro estremo. Un mazzo. Anche i giocatori dovrebbero essere di un certo tipo. Probabilmente non ci sono i giocatori di un certo tipo. E quindi non piace. Ecco, andiamo a vedere un po' invece cosa abbiamo ai tavoli alti. Cosa abbiamo avuto ai tavoli Sorpresa. alti? Allora, top 8 di sicuro un po' a sorpresa, ovvero gli Shadow. No, scherzo. Shadow è l'unica cosa non a sorpresa. E vabbè, altri due in top. Direi che siamo un po' tutti concordi, almeno nel nostro giro, che Il culto Shadow. delle ombre, dici? Sì. Esatto, del culto delle ombre, ma non solo, che Shadow. È il Tiger in questo momento, almeno in Italia, Tiger indiscusso davanti a tutti. Penso che non ci siano Sì, il dubbi. suo successo penso che sia innegabile. Comunque, cos'è Tutti i che dati dicono questo, quindi cioè, negarlo è abbastanza follia. aveva fatto male solo un torneo? Qual è che era? Non mi ricordo neanche più. Era È stato un il Four Season forzito. autunnale, forse. Sì, l'ultimo Four Season precedente. Sì, perché Che lì ci sono stati i due Grixis d'Elber in top, Shadow forse ha avuto un posto nella top 16, top 32, Ah, comunque. come avevamo detto, era probabilmente una cosa casuale, così come quel torneo in cui Grixis Control fu completamente ingiocabile, tipo Sì, fece sì. schifo, e poi tutti gli altri tornei andò bene. Cioè, può capitare anche su tornei grandi che è una giornata sfortunata per la maggior parte o tutti i giocatori di un archetipo, quindi a volte dobbiamo anche accettare la semplice casualità, non è che ogni niente qualcosa. Come spesso accade, in top 8, zero combo, capita, e dopo Rector arrivano. Fit forse lo possiamo considerare in parte un combo, forse. In realtà è un ramp prison, però sì. Dopo, come spesso accade, zero combo in top 8 e molti combo in top 16. 4 su 8 dal nono al sedicesimo, per dire. Anche molto variegati E comunque. zero go control dal nono al sedicesimo. Sì, è Ecco, molto diciamo variegato. che 13 archetipi diversi in top 16 è un bel segno comunque per il Sì. formato, eh? Cioè il formato mi sembra veramente molto molto sano al momento, sia Ma in Italia io sinceramente in Italia ho sempre visto un meta discreto, buono, dal ban in poi molto bello, molto bello. Poi può piacere, può non piacere, ci sono sempre quelli che si lamentano, come sempre, e quelli purtroppo ci dobbiamo tenere, e niente. Poi in top più che 8 altro, comunque, vai vai a noi. che se tu hai solamente i dati della top 8, hai sempre una visione distorta del metagame, perché se magari vedi sempre due shadow in top, dici, ah, metà pieno di shadow, invece se tu hai una Sempre così. visione un pochino più ampia, già ti capisci che la questione non è proprio così, perché Continuano, due shadow. la gente continua a dirlo. Continuano a analizzare tornei da 600 persone, da 1000 persone, da troppo. È una cosa che mi fa impazzire. Quella è La una cosa. cosa abbastanza inquietante o veramente degna di nota è che qui abbiamo un Miracle in top 32, cioè. Un miracolo ed era il mazzo più giocato. Fatto, quindi questo suppongo sia
abbastanza indicativo anche E di. suppongo anche che non sia solamente perché c'è un problema con il mazzo, penso ci sia stata anche un bel po' di varianza, perché mi sembra veramente uno su un solo esemplare del mazzo più giocato. Detto questo, si capisce che evidentemente non è così chiaro come vada buildato il mazzo. Non è chiaro come vado buildato, non è più una festa giocare in Italia, perché c'è anche Ant, che una volta era una tragedia per Ant, una tragedia proprio totale. Adesso becchi Miracle, io stesso che non gioco neanche il verde, dico mi fa una balance, proviamo a uscirne, e se ne esce a quel modo, cioè, più spesso di una volta. Tra Cioè, l'altro, Ant. un'altra cosa è che obiettivamente il matchup con Shadow, ormai diciamo che lo possiamo dire, viste esperienze di vari giocatori, È pari, è non è favorevole a Miracle, cioè probabilmente è pari. decisamente pari. Sì, non è più Senza così. sbilanciarsi su dire Ma in che generale, favorito Shadow. ma in generale, a parte Shadow, penso che un po' tutti i Delver Esatto, di praticamente tutti soffia i Delver. Miracle. Cioè, Wild Delver abbiamo visto è pericoloso. Tranne Cos'è, Wild ottima. Delver? Vabbè, un cesso. Non è un mazzo di Magic, cosa si gioca a fare? Vabbè, ma Faina, in cambia realtà, cioè, solo gioco! carte. In realtà non è che sia giochi carte brutte, eccetera, solo che è semplicemente solo peggio degli altri mazzi che ci sono, non ha vantaggi La mia teoria rispetto su Team agli altri mazzi. America è semplicemente che è un mazzo che punta a fare Early Disruption unita a dei ciccioni che chiudono la partita rapidamente. Qual è l'altro del verde che fa questa cosa? Death Shadow, che lo fa con un colore in meno e con una curva molto più bassa, quindi per quale motivo giocare Team America? Cioè, più semplice di così mi sembra. Non c'è un motivo. A completare la top 8 cosa abbiamo? Abbiamo In Lance. realtà, scusa, ultima cosa Sì, vai, cioè vai. l'unico motivo che sento sempre dire è Perché decay c'è o Decay? removal generiche mi danno sicurezza, ma il problema è che si sta giocando una strategia proattiva ed è molto più, cioè bisogna imporre il proprio gioco, non bisogna reagire al gioco altrui con un mazzo del genere. Se vai a reagire al gioco altrui stai giocando un controllo, un midrange, eccetera, quindi stai snaturando il mazzo per giocare delle carte che non sono in linea con il piano, vai appunto a rovinarti. Più che altro abbiamo citato un pro per giocare Team America e dall'altra parte abbiamo 499 contro, quindi direi che Sì, anche lì. so già cosa vi stavate riferendo dall'articolo di MKM, che è un video Sì, c'è di un tweet. articolo su Ma no, MKM che no, non ha senso invita. citare un articolo, è solo buonsenso, secondo me. Sì, no, vabbè, comunque volevo citarlo l'articolo perché era una roba da malati mentali. Poi. Vabbè, stendiamo un velo pietosissimo. A completare la top 8, dicevo, Grixis contro, come sempre, del Gabri, bravo Gabri. Grixis Delver di Buschi, Grixis Delver in continua ascesa, che poi Diciamo con Shadow, a parte l'altro che vediamo dopo di Vassal. Vabbè, comunque vediamo dopo, scusami. Shadow, i due Shadow, sempre vassallo anche lì. E un Tasse col blu, un Lance, e Esper Blade di Pax su solito, tutteria, ha aggiunto il nero da un po' di tempo, di solito non lo giocava, ha aggiunto il nero. E poi quello che ha vinto il torneo, giocando solo la finale, della top 8 contro Grixis Contro, che è stato un bagno di sangue, e Rector Fit, mazzo che ha imbloccato di sicuro la giornata perché più che per le sculate in game i matchup sono stati positivi, non avendo beccato nessun Merito Pagliughi, esperto che salutiamo, esperto di Infit, non ha beccato neanche un combo e l'unico matchup che ha perso è un matchup favorevole in cui chiaramente il mazzo tende a piantarsi qualche volta ed era Tony proprio un matchup che non poteva quasi perdere. Però quel mazzo lì è molto pericoloso perché se non becchi dei combo, non ci sono dei reali matchup a parte Lance in cui stai sotto. Ha una mana base granitica, preda totalmente sugli aggro contro, tutti. Miracle, dai contro deve solo stare attento ai Facewalker e comunque adesso c'è Trophy. Insomma,
un ottimo mazzo, secondo me. Poi è chiaro, è una falegnameria, è un affidamento, c'è poco da fare. Ha Però. sicuramente un suo senso. Dopo vediamo la lista, che ci sono diverse build ho visto di quel mazzo lì, quindi dopo la vediamo, no? Sicuramente. Meglio. Top 16 entrano i combo, come dicevamo prima, entra nono per rating, salutiamo Mastro Lindo Pencil, Mr. Pencil. Ucciderà la prossima volta che ti vede, però ok. È una persona Miracle, violenta. Esper Miracle di Bonanni, Goblin, che non voglio dire niente, poi ne parliamo. Incredibile proprio lui. Il goblin della leggenda Goblin della leggenda e qualche e altra gli elfi di leggenda. Trinca. Gli elfi di Trinca. E in top 32 vorrei solo soffermarmi su, come vediamo, contro, raga contro, il combo. Praticamente allo stesso livello come in top 16, ancora denotare quanto sia equilibrato, anche perché i combo non sono entrati, ma tipo gli Ant hanno perso al penultimo turno e altrimenti potevano impattare praticamente tutti e due, per dire. Quindi sarebbe stato durante in top, e Ant aveva fatto top al giorno prima a Sedere. Quindi comunque anche i combo che non entrano magari devono giocarsela lì fino alla fine. Generalmente così. Poi è chiaro, se è un combo ti aitano, hai dei bricchi te, hai dei problemi te, può capitare. Però bene o male sono sempre lì. Top 16 ne vediamo spesso tanto. Completare la top 32, Big Eldrazi, un po' di tutto, Blade, Show, Adrom, Umani, c'è tutto. C'è proprio tutto.